imprenditori a Capri è stato concluso in tarda mattinata dal presidente di Confindustria, Luca Cordero di Montezemolo. Ha parlato a tutto campo e non ha risparmiato attacchi ai politici, spaziando dal fisco alla legge elettorale fino alla sicurezza. Sentiamo i dettagli dal nostro inviato a Capri, Massimo Leoni. Il presidente dei Grandi chiude il convegno dei giovani imprenditori a Capri. Quasi sfogliasse le prime pagine di un qualsiasi quotidiano, Luca Montezemolo dice la sua su tutto quello che la politica, lo Stato, deve fare e non fa, su quello che non dovrebbe e si ostina a fare. La sicurezza, primo argomento. La ragion d'essere di uno Stato consiste in primo luogo nel garantire la sicurezza dei cittadini. E non ci vuole particolare creatività per trovare le soluzioni. Pene. La certezza delle pene, pene più severe scontate fino in fondo, controllo del territorio utilizzando, perché no, se necessario, se serve, l'esercito, rafforzamento degli apparati di sicurezza e di indagine, processi più rapidi, nuove carceri, tanto per evitare l'umiliazione che una dei pochi accordi tra centrodestra e centrosinistra sia stato l'indulto per interessi di bottega di entrambi. Altra cosa che la politica deve fare e non fa, la legge elettorale. L'appello di Montezemolo è accorato, andare a votare con questa legge significa solo fare una nuova campagna elettorale ed è un insulto ai cittadini. Andiamo a fare una legge che risponda a tre requisiti fondamentali. A proposito di concorrenza, metta il cittadino in condizione di poter portare in Parlamento chi vuole, chi merita, chi viene scelto. Secondo, crei governabilità. Terzo, elimini troppi veti ai piccoli partiti. E qui ci dobbiamo dire con franchezza che pensare di andare alle elezioni con questa legge elettorale è un'offesa ai cittadini italiani e che non li mette in condizioni di scegliere. Poi la riflessione sul fisco è inevitabile per Confindustria, che oggi però mette al primo posto come soggetti della riduzione delle imposte operai e lavoratori dipendenti. Strano ma vero, è la stessa battaglia che CGIL, CISL e UIL combatteranno in piazza a novembre. Chi evade il fisco ruba, dobbiamo pagare le tasse perché chi non paga le tasse se fa concorrenza sleale a chi le paga. La pressione fiscale, l'aumento non può continuare senza limiti, non può. Si deve pensare, lo vado dicendo da molto tempo, ad un alleggerimento del carico fiscale sugli operai e sugli impiegati che lavorano nelle aziende. Ciò che la politica non deve fare è cambiare anche una sola virgola del protocollo sul welfare. Siamo abituati, dice Montezemolo, a veder rispettati gli accordi che Confindustria conclude con il governo e con i sindacati. È l'ultimo discorso da presidente ai giovani della sua associazione, lo sottolinea Montezemolo. Forse è anche il più lungo, di certo il più politico. Massimo Leoni, Sky TG24, Capri. Ora, credo che l'assunzione di responsabilità dei nostri colleghi in Sicilia, imprenditori coraggiosi che hanno deciso di essere in prima linea per difendere la convivenza civile, ponga degli obiettivi, ponga dei quesiti su alcuni principi che talvolta lo Stato dimentica di far rispettare. Ecco, la sensazione che abbiamo e che abbiamo bisogno di più Stato in quello che è un po' il core business dello Stato e meno Stato nell'economia. Quando vediamo brigatisti a piede libero, dopo essere stati condannati a 3 ergastoli, commettere nuovi reati, quando, e l'ho detto nella nostra assemblea, quando ne vediamo altri, passare dalla lotta armata a dispensare giudizi, analisi, non voglio dire altro, in televisione e sui giornali. Quando assistiamo a polemiche obiettivamente surreali, sul racket dei lavavetri, quando le nostre città uniche nel mondo occidentale offrono lo spettacolo indegno di bambini costretti all'accattonaggio da adulti privi di scrupoli, quando leggiamo di reati gravissimi, puniti con pochi mesi di reclusione effettiva. Rispetto a tutto questo,
noi prima di tutto come cittadini diciamo basta. Basta con i pietismi ipocriti e la tolleranza verso le illegalità che colpiscono prima di tutto i più deboli. Basta con le scarcerazioni facili, basta con un sistema giudiziario che da troppi anni appare costruito più per tutelare i colpevoli che non i diritti delle vittime. Io ho troppo rispetto per il giudice greco e non ho il piacere di conoscerlo, per cui non ho la confidenza come molti di loro, ma stavo per fare una battuta su quanto riferiva del giudice della provocazione del giudice Davigo, dicendo qui è quasi istigazione a delinquere quando dice, però dimostra la battuta quello che stiamo dicendo, qui rischiamo che è meglio, l'ha detto il giudice quindi non lo ripeto. Non sono problemi nuovi e questo lo dobbiamo dire, onorevole Bondi, con rispetto, proprio per guardare avanti, non sono problemi nuovi, sono problemi che sicuramente alcune componenti politiche di questa maggioranza tirano a coprire, tirano a non evidenziare, tirano a non affrontare, questo è certo, però non sono problemi nuovi e sono problemi che stanno diventando da troppi anni intollerabili, pieni di parole vuote, di summit, di analisi, ma di non decisioni. E questi sono i temi su cui il cittadino normale, non solo l'imprenditore, chiede uno Stato vero, uno Stato forte. La ragion d'essere di uno Stato consiste in primo luogo nel garantire la sicurezza dei cittadini. E non ci vuole particolari creatività per trovare le soluzioni. Pene, la certezza delle pene. Pene più severe scontate fino in fondo. Controllo del territorio utilizzando, perché no, se necessario, se serve, l'esercito. Rafforzamento degli apparati di sicurezza e di indagine, processi più rapidi, nuove carceri, tanto per evitare l'umiliazione che una dei pochi accordi tra centrodestra e centrosinistra sia stato l'indulto per interessi di bottega di entrambi. È così. Questi sono i temi